di giornata, perché i miei zero folli, un po' la pancera, un po' il condilio, un po' il massaggio dal fisiatra, insomma, devo dire che vanno bene anche loro ancora, eh? Niente rottamazione qui, eh? Siamo grandi sempre, eh? E non solo sul calendario, anche nella vita. Perché questi cantieri risorgano, qui dove si impara tutto. Qui dove c'è bisogno di manovalanza, qui dove per crescere bisogna avere l'opportunità da qualcuno che ti consenta di farlo, pur non essendo loro figli, loro nipoti di queste schiatte maledette che pensano solo ai propri visceri, alle proprie visceri, alle proprie visceri, qui dove annidano le fettuccine al ragù. Qui dove si abbuffano questi signori della politica, qua, queste panze maledette. Adesso ho deciso che farò distribuire delle manette fuori dei palasport, così se ne beccate uno lo ammanettate direttamente, non lo riconsegnate finché il giudice non vi darà almeno 20 anni, allora poi glielo ridate e vi rifate dare le manette, però, perché quelle costano, sono sudore, quelle si comprano con il lavoro, le manette, a parte che qualche volta farsi ammanettare è una bella cosa. E questo è il mio distintivo. Me le mettono a me le manette stasera. Comunque ci sono delle realtà che andrebbero veramente protette come certi animali in estinzione, e la donna è uno di questi elementi fortemente indispensabili alla natura, alla ripopolazione, al sano scambio intellettuale, culturale con il maschio. Questa donna che viene ingiustamente penalizzata di tutte le colpe degli uomini che non ce l'hanno solo piccolo il cervello, ma sono anche dei bastardi, perché le loro limitazioni, la loro inconcludenza la sfogano sulla donna. Pensa quanto sono maledetti. In questo momento dobbiamo pregare molto per la donna, ma non solo, bisogna anche fare qualcosa di illegale. Bisogna sbirciare, bisogna ascoltare attraverso le pareti, attraverso questi tramezzi. Appena c'è un segno di insofferenza e di violenza, fatelo voi il 113, non aspettate nessun altro.